Sono 2 giorni che la Sadari è rimasta bloccata. Il terremoto non è prevedibile, la neve era prevedibile, si prevede, sono le previsioni del tempo. Era prevista tutta questa neve, la Sadari è bloccata da 2 giorni, noi di Arquata non riusciamo ad andare verso Arquata. Ci sono gli allevatori bloccati nei paesi, a 1000 metri sono più di 2 metri di neve. Io voglio provare ad andare anche verso il territorio a vedere cosa è successo dopo queste ulteriori scosse. Niente. Nemmeno con catene, che cosa le hanno detto? No, dicono che la strada è bloccata e basta. Cioè, Arquata in questo momento è completamente isolata? Sì, ma Arquata è isolata da 2 giorni. Siamo di Grisciano, siamo risalì a Grisciano. E vi hanno bloccato? Ci hanno bloccato. Ora con le catene pensate di potercela fare? Speriamo. Da quanto tempo provavate? Cioè la strada era bloccata almeno un paio? Per fare 30 km ci abbiamo messo 14 ore, 30 km, e oggi non lo so. State andando a vedere insomma che succede? Restiamo, perché purtroppo le stalle, ho detto, sono 2 giorni che non hanno aperto, non hanno fatto niente. Grazie. Acqua Santa Terme, alle mie spalle i militari venuti per aiutare in questa doppia emergenza. La prima, quella della neve, la strada, la Salaria in particolare, verso Arquata del Tronto è tuttora chiusa, aperta solo ai mezzi di emergenza. E poi c'è l'altra emergenza, quella del sisma, delle scosse registrate in mattinata. Conseguenza, frazioni con 1,5 metri di neve, persone che chiamano i soccorsi perché vorrebbero fuggire da casa dopo il terremoto e non possono farlo perché la neve ricopre completamente l'uscita dalla loro abitazione. La situazione veramente è tragica, stiamo in ginocchio perché ecco, proprio adesso è arrivato l'esercito, ma tutte le frazioni sono isolate, abbiamo anche punti da 3 metri di neve. Dobbiamo portare viveri, ecco, medicinali, bombole d'ossigeno, trasferimenti in ospedale, donne incinte che stiamo facendo l'impossibile. Sì, ma ha peggiorato tutto? Non a livello di danni, a livello psicologico. Adesso le persone sono rientrate negli incubi perché stanno chiusi dentro casa, non possono uscire. Speriamo che si sia fermato qua in modo da dargli tranquillità. Speriamo di arrivare. Altro non abbiamo, questi sono i mezzi a disposizione. Adesso dovrebbe arrivare l'elicottero che trasporta gli operai dell'Enel qui alla zona nostra dal Lagano, perché il guasto, devono fare un bypass e ripristinano la corrente, però io adesso il generatore come amministrazione non ce l'ho. Di cosa avete bisogno in particolare? Noi abbiamo bisogno di alcune turbine, in particolare abbiamo bisogno degli bobcat per riuscire a entrare dentro le frazioni, perché ci vogliono mezzi piccoletti, i mezzi grandi non riusciamo ad entrare, non abbiamo questi mezzi. Se per favore qualcuno, perché siamo un popolo solidale, ci aiuti, ecco, a farci venire qualche turbina e questi bobcat per intervenire, per salvare le vite umane che stanno isolate.